Alla luce del processo di federalismo in corso, la Lega Nord chiede meno romanocentrismo e maggiore autonomia anche per il settore cinematografico. Da qui la proposta di legge presentata dai tre senatori leghisti Irene Aderenti, Rossana Boldi e Luciano Cagnin, affinché una parte dei ruoli e delle competenze che al momento fanno capo al Ministero dei Beni Culturali siano trasferiti alle regioni. Sempre a livello regionale, inoltre, si deve poter gestire almeno l'80% dei fondi destinati al cinema, affidando un compito di rilievo alle Film Commission in loco, allo scopo di promuovere giovani talenti del territorio. Nella proposta di legge si sottolinea come da molti anni Roma esprima il maggior numero di autori e artisti e, pur riconoscendogli il merito di aver espresso in passato un patrimonio culturale importante, si fa notare però l'esistenza di notevoli storture nel sistema, individuabili in una gestione fortemente politicizzata dei fondi destinati al cinema, con forti interessi legati alla capitale. Risultato, una sperequazione dei finanziamenti, come ha puntualizzato la senatrice Del Carroccio Aderenti. Il cinema italiano, ha detto, è diventato un'industria con forti riferimenti al territorio della capitale, salvo alcune eccezioni come Friuli e Piemonte, non in grado di uscire da una dimensione che, pur centralizzata, appare provinciale.